Buonasera a tutti e a tutti e benvenuti a questa public lecture. È un appuntamento importante oggi. Abbiamo l'onore di avere con noi il professor Giorgio Lamalfa, che è presidente della Fondazione Ugo Lamalfa. Il titolo della sua lezione è Ca' Foscari e la formazione politica di Ugo Lamalfa. È un appuntamento importante, come vedete, dedicato alla figura di Ugo Lamalfa, che è stato nostro laureato. Si è laureato nel 1926 ed è stato uno studioso insigne di economia e finanza, oltre che un grande politico. Quindi oggi siamo qui per ascoltare dal professor Giorgio Lamalfa la sua storia, il ruolo che ha avuto Giorgio Lamalfa, Ugo Lamalfa, scusate, come personalità pubblica di primo piano, oltre che studioso. Ma oggi parliamo di Giorgio, giurista ed economista di formazione di respiro internazionale, con due lauree conseguite all'Università di Pavia e quella di Cambridge, e poi un'intensa attività di ricerca, dapprima all'MIT, dove è stato collaboratore del premio Nobel, professor Franco Modigliani, e poi in Italia, dove ha insegnato come professore ordinario economia e politica economica presso l'Università di Napoli, Federico II, Milano e infine Catania. È uno dei maggiori studiosi del pensiero di Maynard Keynes, di cui ha curato due raccolte di scritti per Adelphi e un prestigioso Meridiano Mondadori dedicato alla teoria generale dell'occupazione. Alla preparazione dello studioso, Giorgio Lamalfa associa un'importante esperienza nel campo della politica. È stato infatti deputato dal 1972 al 2013 e più volte ministro della Repubblica. Dal 1987 al 2001 è stato segretario del Partito Repubblicano Italiano. Il professor Lamalfa ha dunque ricoperto un ruolo da protagonista della nostra storia repubblicana. E questa importante lezione del professor Lamalfa si inserisce all'interno di una iniziativa in progress molto importante, che è collegata comunque alla figura di Ugo Lamalfa. Avremo un evento importante il 27 maggio, promossa dall'Università Ca' Foscari, la Fondazione Ugo Lamalfa, Treccani e Banca Intesa San Paolo. Quindi diciamo questo sarà il preludio di questo importante evento a cui siete invitati per il 27 maggio, soprattutto gli studenti. Vorremmo avere molti studenti, sarà un evento molto importante di cui vi daremo notizie in seguito. Ringrazio il professor Lamalfa e ti lascio la parola. Grazie. Grazie, sono molto grato all'Università Ca' Foscari, alla rettrice, la professoressa Lippiello, per avermi invitato a tenere una delle lezioni pubbliche dell'Università. E mi ha chiesto di parlare di mio padre, che studiò a Ca' Foscari fra il 1920 e il 1926, quando si laureò. E lo facciamo anche in relazione, come ha accennato adesso la rettrice, a un'iniziativa che abbiamo preso insieme, Ca' Foscari, la Fondazione Lamalfa, l'Enciclopedia Treccani, dove mio padre lavorò intorno agli anni 30, e Banca Intesa San Paolo, che è parte di questa storia che racconterò e che culminerà in un evento molto importante qui a Venezia il 27 maggio prossimo, e del quale daremo completa notizia nei giorni che verranno. In realtà è la prima volta che io ho accettato di parlare di mio padre, della sua formazione ed anche della sua visione politica, perché le biografie sono un genere molto difficile, che richiedono da una parte la conoscenza approfondita della persona e delle opere di cui si parla, ma richiedono anche una certa distanza critica dall'oggetto della biografia. Nel parlare di mio padre, ovviamente, da parte mia non c'è questo distacco critico, anche perché nella mia esperienza politica, di fatto, ho mantenuto e sviluppato quella che era stata l'impostazione di mio padre. Può darsi quindi, lo dico
subito. Può darsi quindi che i miei giudizi siano per questo parziali. Naturalmente, per quanto sforzo io abbia fatto, e naturalmente oggi non mi propongo di fare un bilancio complessivo dell'azione politica di mio padre, ma solo voglio parlare della influenza che ebbe Cafoscari nella sua formazione politica. L'università è importante, lo è sempre stata per tutti noi, ma nel caso di mio padre, per le ragioni che vi dirò, Cafoscari lo ha segnato in maniera sostanzialmente indelebile. E quindi è molto importante capire che l'università può avere questo effetto molto specifico. Mio padre, Ugo La Malfa, era nato a Palermo, siciliano, il 16 maggio del 1903. Era di una famiglia molto modesta, il padre era un appuntato di pubblica sicurezza, poi maresciallo di pubblica sicurezza. Era il primo di tre figli di una famiglia, come dico, di condizioni assai modeste. Si diplomò in ragioneria nel 1920 e allora dalle scuole tecniche non si accedeva all'università, ma uno degli insegnanti insistette con i genitori che si trattava di una persona dotata, che sarebbe stato un peccato non fargli proseguire gli studi. Per cui nell'autunno del 20, da privatista, prese la licenza classica e subito dopo si iscrisse a Cafoscari, in quello che era allora chiamato il Regio Istituto Superiore di Scienze Economiche e Commerciali, che aveva due rami di insegnamento, uno di economia e uno di scienze diplomatiche e consolari. La laurea di mio padre del 26 è in scienze diplomatiche e consolari. Venne a Venezia sostenuto da una parente, da una zia, una sorella della madre, che aveva condizioni economiche meno precarie, ma in un'intervista a Ronchey, al giornalista Alberto Ronchey di molti anni fa, raccontò che molte sere la cena era di pane e fichi secchi, diciamo così, quindi le condizioni erano condizioni di grande modestia. A Venezia mio padre, tra il 20 e il 22, vide la crescita e il successo del fascismo. E in quell'intervista ad Alberto Ronchey, della quale ho parlato, del 1977, rievocò le impressioni del tempo. Cito: allora il fascismo a Venezia si esprimeva attraverso i cavalieri della morte, i quali portavano una camicia nera con su stampato un teschio. La prima impressione che ricevetti da quei fascisti fu tremenda. A Cafoscari, dove si concentrava molta gioventù del Veneto e della Valle Padana, vidi una tragica lotta. Molti di quei giovani fascisti provenivano dalla classe dei proprietari terrieri, si diceva allora degli agrari. La nostra vita, dice, fu difficile. Gli antifascisti avevano come quartier generale il campo Santa Margherita, vicino a Cafoscari, in un quartiere popolare. Noi stavamo lì e non potevamo andare in piazza San Marco, ritrovo dei fascisti. E quando venivano sconfinamenti si finiva dentro i canali. Si sentiva che la pattuglia antifascista era stretta ed assediata. A Cafoscari mio padre ebbe rapporti molto intensi, da cui nacque la sua formazione, con tre insegnanti, due dei quali furono cruciali anche per il suo orientamento politico. Di loro, di questi due, lui stesso parlò qui a Cafoscari nel 1964 e disse: due maestri della scuola di Venezia sono rimasti nel mio commosso ricordo, non solo come insegnanti eccezionali, ma come esempio di grande e nobile impegno politico e civile, Silvio Trentin e Gino Luzzatto. Di Gino Luzzatto, insigne professore di storia economica, disse in particolare: Gino Luzzatti ci aveva insegnato a comprendere e ad amare la lettura e la ricerca storica e soprattutto a avvertire il fascino delle meditazioni di storia economica come premessa per comprendere e per interpretare il mondo dei nostri giorni
e per tentare di operarvi con azioni di politica economica. E aggiungeva: a Gino Luzzatti ai suoi insegnamenti si deve parte notevole di quella revisione critico-culturale che doveva portare i giovani di allora a fondare, durante la lotta antifascista e la resistenza, il Partito d'Azione come espressione di una visione più concreta e meno dogmatica dei problemi della società moderna. Quel Partito d'Azione a cui egli, socialista, militò finché il partito rimase in vita. La formazione economica di mio padre, iniziata con Luzzatto, si completa nel 1934 quando viene assunto nella Banca Commerciale Italiana, che oggi è diventata Banca Intesa San Paolo, e cominciò a lavorare con Raffaele Mattioli, il grande banchiere, in un ambiente saldamente e coscientemente antifascista. E qui all'ampia visione storica che aveva appreso da Gino Luzzatto si aggiunse la conoscenza del pensiero e dell'esperienza politica contemporanea, cioè la teoria generale di Keynes, che fu pubblicata nel 1936 e che era disponibile nella biblioteca della Banca Commerciale, ma non nelle biblioteche italiane. Franco Modigliani, che era scappato dall'Italia nel 1938, mi raccontò che aveva cercato inutilmente di leggere Keynes nel 1936 nelle biblioteche dell'università, non c'era né a Roma né in alcuna altra parte, c'era la Banca Commerciale. E l'esperimento politico del New Deal americano di Roosevelt, che in quegli anni apriva nuove strade alla politica economica. E nei programmi del Partito d'Azione, che nacque, come sapete, all'inizio degli anni 40, si sente il peso di questi nuovi riferimenti politici e culturali. Questa fu la prima influenza. L'altra influenza cruciale fu quella di Silvio Trentin, professore di istituzione di diritto pubblico, da cui nacque l'impegno diretto nella lotta politica e nell'antifascista. Ma prima di parlare di Trentin, vorrei parlare del terzo dei maestri, che fu Francesco Carnelutti, professore di procedura civile a Padova e a Ca' Foscari, con il quale mio padre si laureò nel 1926 con una tesi sui contratti di lavoro. Carnelutti fu certamente impressionato dalla tesi di mio padre. Sembra, qualcuno raccontava, che l'avesse presentata alla commissione di laurea parlando di un astro nascente del diritto. Certamente Carnelutti propose a mio padre di prendere una laurea in legge e poi di seguirlo nella carriera accademica. In una lettera a un amico siciliano, mio padre scrisse nel 26: «Mi sono laureato in economia con il massimo dei voti e la lode. La tesi sarà pubblicata e con molta probabilità mi avvierò definitivamente nel campo degli studi giuridici, dove, mi dice il professor Carnelutti, relatore della mia tesi e da oggi mia guida, che potrò fare molto bene». In realtà non fu così, perché si iscrisse nel 26 a Padova a legge, presentato da una lettera di Carnelutti che dice testualmente: «Questo giovane Lamalfa», al rettore di Padova, «questo giovane Lamalfa che ti presento è un singolarissimo dottore cafoscarino che, laureato con una magnifica tesi giuridica, che ora vuole, per mio consiglio, studiare a Padova, ha ottime gambe». Mio padre si iscrisse a Padova, fece due esami, ma decise di abbandonare Carnelutti e il diritto. «Mi era quasi venuta la ripulsa del diritto», disse in un'intervista, «anche perché Carnelutti, con la sua logica astratta, mi cominciava ad apparire come un acrobata del diritto». La verità è che il rapporto con Luzzatto, ma soprattutto il rapporto con Silvio Trentin, che è il terzo dei suoi maestri, lo aveva avviato alla lotta politica. Stiamo parlando di un giovane di 22 anni, 21 anni, 23 anni. Nel 1924, finiti gli esami e in attesa della laurea, si trasferì a Roma con delle borse di studio e attraverso Trentin entrò in contatto con la personalità politica che più lo avrebbe influenzato, che è Giovanni Amendola. La prima volta che lo vidi, scrisse molti anni dopo, Giovanni Amendola mi fece un'enorme impressione.
Era un uomo di statura alta, dal viso severissimo, sembrava un pastore protestante. Dava il senso di un distacco profondo dagli interessi mediocri, il senso di un uomo impegnato in una grande battaglia di ordine morale. Il nostro incontro più intenso fu nel primo congresso dell'Unione Nazionale, di cui vi dirò tra un momento. Il suo discorso era di impostazione intransigente della lotta contro il fascismo. Chi era Giovanni Amendola? Lo dico per i giovani, che forse è un nome che non conosco. Giovanni Amendola era nato a Napoli nel 1882, di formazione filosofica, aveva studiato soprattutto Kant e poi aveva studiato i filosofi francesi e aveva vissuto a Firenze, dove era stato fra i fondatori del settimanale Leonardo con Giovanni Papini e poi della Voce con Prezzolini, due riviste che ebbe un'enorme importanza nella cultura italiana dell'inizio del Novecento. Poi era diventato giornalista, era diventato direttore prima della redazione romana del Resto del Carlino, poi del Corriere della Sera, ed era divenuto amico del proprietario e direttore del Corriere della Sera, Luigi Albertini, una delle grandi figure del giornalismo, diciamo, di quegli anni. Amendola era stato eletto nel Parlamento nel 1919, nel grande gruppo liberale, e partecipò con posizioni di crescente rilievo alle vicende politiche che fra il 19 e il 22 portarono all'avvento di Mussolini. Fu ministro delle colonie nel governo Facta, che è quello che poi vide la marcia su Roma. Fu sempre ostile alla violenza fascista, ma non ostile alla partecipazione dei fascisti al governo, perché, è bene dirlo ai giovani che sono qui presenti, come altre personalità liberali del tempo, primo di tutti Benedetto Croce, c'era una certa non simpatia per il movimento fascista, ma una certa comprensione, lo si attribuiva a una reazione comprensibile agli eccessi del massimalismo socialista e sindacale, per cui si riteneva in quegli ambienti che forse il fascismo portato al governo avrebbe potuto mettere un certo ordine nel paese. Ma soprattutto si sperava, e qui si sbagliava quel mondo liberale, si sperava che andando al governo il fascismo si sarebbe normalizzato, non si sarebbe trasformato in un regime dittatoriale, come poi si vide molto rapidamente. Nelle elezioni del 1924, quelle fatte con la legge, la famosa legge Acerbi, quella che dava un premio di maggioranza, che assomiglia molto alla legge che ci siamo dati irresponsabilmente in questi anni, cioè una legge che dà un premio di maggioranza a chi non ha la maggioranza, che è un bel principio democratico, come potete immaginare. La legge Acerbi diceva che un partito che aveva la maggioranza relativa aveva la maggioranza assoluta dei voti. Amendola riuscì a essere eletto lui con una piccola pattuglia di 9 altri deputati democratici, di cui vi dirò qualche nome fra un momento, e divenne nel 24 uno dei più duri avversari del fascismo. 1924 è il rapimento e uccisione di Matteotti, di cui corre tra poche settimane la ricorrenza dei 100 anni. All'indomani del delitto Matteotti, che avvenne, fu scoperto nell'agosto, il corpo di Matteotti fu rapito nel giugno del 24, il suo corpo fu ritrovato dopo 2 mesi, ma si sapeva che è stato ucciso. All'indomani del delitto Matteotti, Amendola fu il leader dell'Aventino, quella decisione che presero, molto discussa, che presero una parte del Parlamento, della Camera, di rifiutare di partecipare ai lavori dell'Assemblea, nella speranza malposta che il re potesse, di fronte all'illegalità palese dell'omicidio Matteotti, e di fronte al rifiuto dei parlamentari democratici di partecipare ai lavori della Camera, che il re potesse togliere l'incarico a Mussolini e avviare un'altra soluzione. Naturalmente il re non ci pensò neanche. La prima tentazione di togliere di mezzo Mussolini gli venne dopo che l'Italia aveva perso la guerra nel 1943, come loro sanno, il 25 luglio del 1943.
E naturalmente la delusione per Amendola fu fortissima, divenne un intransigente liberale antifascista, ma anche di ispirazione repubblicana dal punto di vista istituzionale. Alla fine del 24, Amendola creò un piccolo partito, molto moderno per quei tempi, che si chiamava Unione Democratica Nazionale, che tenne un unico congresso nel giugno del 1925, immaginate nella condizione, dopo che il 3 gennaio del 25 Mussolini aveva detto qui le libertà sono abolite, cioè Mussolini passò un momento di paura dopo l'omicidio Matteotti, ma qualche mese dopo, rassicurato dal sostegno della monarchia, andò in Parlamento il 3 gennaio e proclamò la presentazione di alcune leggi liberticide, libertà di stampa, libertà di associazione e così via. Nel giugno del 25 si tenne un congresso dell'Unione Democratica Nazionale e lì mio padre, che aveva 22 anni, fece un discorso e alla fine di questo intervento le parole di Amendola furono impressionanti. Amendola disse: abbiamo sentito questa mattina con viva soddisfazione, lo dico perché parlo davanti dei giovani dell'Università di Ca' Foscari, abbiamo sentito questa mattina con viva soddisfazione, disse Giovanni Amendola, e per conto mio dico con viva commozione, un giovane, il quale ci ha portato una delle prime voci che vengono da questo al di là del dopoguerra. Sono le prime voci che ci giungono dai licei e dalle università, dai primi che si sono sottratti alla sfera di influenza del partito dominante. Ma questo piccolo manipolo, disse, sarà domani un reggimento, un corpo d'armata, un esercito. Non abbiamo che lasciare tempo al tempo. Ma Amendola non ebbe tempo, perché 2 settimane dopo il congresso subì una terza aggressione dai fascisti. Una squadra di circa 15 fascisti lo attese a Montecatini, dove era per una manifestazione, lo bastonò ferocemente, fu ferito, fu ricoverato in ospedale, morì all'inizio del 1926 in una clinica e venne disciolta l'Unione Democratica, fu chiuso il giornale Il Mondo, la lapide che fu messa sulla tomba di Giovanni Amendola, è una lapide commovente, diceva: qui vive Giovanni Amendola aspettando. Questo era aspettando che quel manipolo diventasse un reggimento. Qualche mese dopo, da Palermo, dove era tornato, mio padre scrive a Trentin: noi siamo come in un reggimento, morto il capitano, pensiamo alla sostituzione perché la battaglia deve continuare. Ed è, mi appare evidente che la scelta di vita di mio padre è in questa lettera. Cioè Amendola, raccogliere l'eredità di Amendola e continuarne la battaglia. Amendola aveva immaginato l'Unione Democratica come un grande partito dei ceti medi del paese, riformatore, saldamente democratico, alieno dagli estremismi. Il Partito d'Azione, che mio padre concorse a formare all'inizio degli anni 40, e poi il Partito Repubblicano, nel quale entrò nel dopoguerra, furono concepiti sempre con questo obiettivo. Naturalmente con gli obiettivi programmatici, gli aggiornamenti programmatici e così via dovuti al passare del tempo. Dunque, raccogliere il testimone della battaglia di Amendola. Questa determinazione si scontrerà negli anni successivi con il passaggio di molti dei giovani più brillanti della sua generazione, cresciuti nel mondo di Amendola, al Partito Comunista, a cominciare dal figlio di Amendola, Giorgio Amendola, che era amico fraterno di mio padre, coetaneo di qualche anno più giovane. Cioè, il punto cruciale della biografia politica di mio padre è in questi anni. Cioè l'individuazione di un grande leader politico di statura morale come era Giovanni Amendola, la morte di Amendola per mano del fascismo, l'abbandono della trincea liberale di Amendola da parte dei suoi eredi. E c'è una conferma straordinaria di questa interpretazione.
Come voi sapete, Giorgio Amendola è stato uno dei grandi leader del Partito Comunista Italiano, mai segretario, ma una delle personalità più vive del comunismo italiano. Entrò nel Partito Comunista subito dopo la morte del padre, nel 26, segretamente si iscrisse al Partito Comunista. Non lo disse, ma nel suo libro autobiografico, che si chiama Una scelta di vita, pubblicato a metà degli anni 70, lui racconta che nel 28 incontrò mio padre a Roma e gli disse, gli rivelò che si era iscritto al Partito Comunista. E la risposta di mio padre, dice Amendola, fu un litigio furibondo. Tu non puoi andare al comunismo perché sei il figlio di Giovanni Amendola e non puoi rinnegare il suo insegnamento. Dice Amendola, ci separammo senza salutarci e non ci siamo più parlati per 10 anni, stiamo parlando degli anni della... Poi ce lo rividi a Roma nell'agosto del 43 e riprendemmo la discussione sulle nuove basi. Quella volta, nel 43, mi accusava di essere troppo moderato. Io credo che la polemica fosse sul fatto che gli azionisti erano intransigenti repubblicani, volevano la fine della monarchia. Il Partito Comunista, ancora prima che tornasse a Togliatti a Salerno nel 44, aveva una certa tendenza a dire ma si può fare anche un compromesso con la monarchia. Comunque sia, c'era questo che scrive Amendola. Io vi posso raccontare un aneddoto personale che mi ha sempre, della mia storia personale. Io fui eletto in Parlamento giovanissimo, a 32 anni, più di 40 anni fa, più di 50 anni fa. Naturalmente non fui eletto per privilegi dinastici, perché il Partito Repubblicano non aveva seggi sicuri da nessuna parte, nemmeno per i suoi leader. Io insegnavo a Milano allora, si sparse l'idea che potessimo eleggere per la prima volta un deputato a Torino. Nessuno ci voleva andare perché non era un seggio sicuro. Mi dissero, ma perché non ti candidi tu? Io mi candidai e nella sorpresa di tutti fui eletto e quindi mi trovai in Parlamento nel 72. In quel Parlamento del 72 c'erano alcuni personaggi, Pertini, Moro, Nenni, mio padre, a cui un giovane parlamentare non si sarebbe nemmeno sognato di avvicinarsi. Erano personaggi storici della lotta contro il fascismo, della resistenza. Quindi io non avevo... Un giorno ci fu un dibattito all'inizio del 72, dopo poco che ero stato eletto, di politica estera, è intervenuto mio padre con una discussione sul Partito Comunista, la Russia. Dopo questo dibattito, io ero alla famosa buvette del Parlamento, cioè il bar che c'è nel salone del Transatlantico, con qualche altro giovane. Improvvisamente entra Giorgio Amendola, che io non avevo mai, lo conoscevo di vista, ma con cui non avevo mai parlato in vita mia. Lui, che evidentemente mi conosceva, viene direttamente da me, mi dice, Giorgio, tu non ci fare caso, mi ricordo impossibile di me, tu non ci fare caso, quando tuo padre polemizza col Partito Comunista, non ce l'ha col Partito Comunista, ce l'ha con me. E detto questo si volta e se ne va. E io ho sempre ricordato, poi dopo qualche anno lessi, perché il libro di Amendola è del 76, quindi ho lessi 4 anni dopo la storia del litigio del 28, ma l'ha presi da questa straordinaria... Ma racconto questa storia perché la verità vera è che questo è il punto centrale della battaglia politica di mio padre. Cioè nel momento nel quale buona parte della gioventù migliore del mondo liberale abbandona la battaglia e continua la battaglia da un'altra parte, con il Partito Comunista, in quel momento si pone un problema di continuità. Dobbiamo rinunziare a questa tradizione o dobbiamo difenderla? E come è avvenuto? Perché Amendola era andato nel Partito Comunista? È andato, lo racconta Leo Valiani, un altro dei grandi personaggi della storia. Leo Valiani era nato nel 1907, aveva 15 anni quando venne il fascismo nel 22.
e da solo, senza formazione di famiglia, niente, per sua personale maturazione diventa antifascista immediatamente. Ed è di orientamento socialista. E prende contatto, va a Milano, incontra Nenni, Turati, Modigliani e comincia a distribuire la stampa clandestina dei socialisti. E viene arrestato nel 29. Nel carcere di Civitavecchia conosce i comunisti, Scocimaro, Terracini, e si iscrive al Partito Comunista. Perché? Lo dice nella sua autobiografia. Perché quelli, la rivoluzione, ci davano la speranza che la sapessero fare. Cioè l'impotenza del resto del mondo antifascista e la speranza che, forti di un collegamento internazionale, la guida dell'Unione Sovietica, i comunisti potessero resistere al fascismo. Cioè lì, in quel momento, intorno agli anni 30, con i fascismi che vincevano in Italia, dopo qualche anno in Germania, la Russia, l'Unione Sovietica, sembrava essere il solo elemento di speranza. Valiani, poi, qualche anno dopo, abbandonò il Partito Comunista perché ci furono i processi staliniani, il patto Ribbentrop-Molotov, e quindi se ne andò anche lui nel Partito d'Azione. Ma in quel momento in cui c'era la lotta, e mio padre rimase solo. E cosa strana, perché sono cose strane rileggerle oggi. Nel 1978, un anno prima che scomparisse, mio padre scrisse un articolo per una rivista americana che si chiama Foreign Affairs, che è la più autorevole delle riviste di politica estera americana. Nel 1978 il governo si avviava al compromesso storico, all'accordo con i comunisti. L'articolo cercava di spiegare agli americani, che erano ferocemente contrari, le ragioni per le quali era necessario e opportuno portare i comunisti nella maggioranza e nel governo. E scrive questo articolo, ed è interessante l'argomento di questo articolo. Comincia così. Comincia questo articolo per gli americani. L'esistenza di un grande e potente partito comunista in Italia è stata per me una costante fonte di preoccupazione in 50 anni di attività politica, prima nella lotta clandestina, poi nella resistenza e infine nella democrazia libera del dopoguerra. A 22 anni, dice, in questo articolo, entrai in un partito democratico fondato da Giovanni Amendola, nessun americano credo sapesse, un uomo politico di grande valore e di grande struttura morale. Fra i membri di quel partito, quei 9 deputati che vedo, vi era Mario Berlinguer, il padre di Enrico Berlinguer. Vi era Amendola, il padre di Giorgio Amendola. Vi era Silvio Trentin, il padre di Bruno Trentin, un grande sindacalista comunista, dirigente sindacale della FIOM, eccetera. Cioè, dopo la morte di Amendola, qualche mese dopo, tutta questa gioventù, che era la gioventù intellettualmente e moralmente migliore, era tutta passata al Partito Comunista. Perché erano i soli che lasciavano sperare che si potesse combattere il fascismo. Questa gran parte di quei giovani che erano stati miei compagni nella prima resistenza al fascismo andarono a continuare la lotta sotto la faccia del martello e io rimasi solo con pochi altri. Ho sempre pensato che una democrazia con dentro un potente partito comunista non può che essere debole come è stata l'Italia. E tuttavia il problema in questa posizione politica non c'era un anticomunismo pregiudiziale, c'era il tentativo di recuperare la battaglia democratica delle forze che originariamente facevano capo alla battaglia democratica. Questo articolo del 78 che cita l'esperienza del 26 fa capire il senso di una battaglia, recuperare alla battaglia democratica delle forze che sono moralmente legate alla parte migliore della storia del paese. Ed è questo il senso della grande battaglia. Nel 1965, appena eletto segretario del Partito Repubblicano, mio padre propose al Partito Comunista di fare un dibattito pubblico tra lui è un esponente del Partito Comunista. Il grande Partito Comunista aveva il 30% e il piccolo Partito Repubblicano che aveva il 2,5%.
E era una cosa inconsueta nell'Italia di quei tempi, perché non c'erano confronti fra partiti diversi. Non c'era neanche la televisione, diciamo, che creava questa possibilità. Era una proposta originale. Tanto originale che quando si svolse il dibattito a Ravenna, una delle poche città dove i repubblicani avevano il 10-15%, il rappresentante comunista era Pietro Ingrao, uno dei grandi dirigenti, c'erano migliaia di persone e c'erano tutti corrispondenti stranieri perché non capivano che cosa stesse succedendo in Italia. Il dibattito fu moderato da un giovanissimo Eugenio Scalfari, che era allora il direttore dell'Espresso, prima della nascita di Repubblica. La domanda che pose mio padre a Ingrao fu questa: ma voi, comunisti, come pensate di collocare la vostra azione politica riformatrice in un paese che appartiene al mondo occidentale e a un'economia di mercato? L'Occidente europeo non è la Russia degli zar, cioè un paese autocratico, poverissimo, dove forse un sistema radicale di cambiamento del potere e della proprietà può essere utile. Voi dovete collocare l'azione politica di un partito di sinistra dentro le regole e le istituzioni dell'Occidente. Questa è la domanda. E questa domanda fu ripetuta per anni ed fu il tema di un difficile dialogo politico che si aperse in molti incontri riservati con Berlinguer, con cui c'era in fondo questa antica ascendenza comune. E lentamente il Partito Comunista cambia. Non solo ovviamente per questa pedagogia, cioè, contemporaneamente nella Democrazia Cristiana c'era Aldo Moro che apriva un dialogo a sinistra, altrettanto importante, e considerate le dimensioni della Democrazia Cristiana, anche più importante. Quando nel 1975 Berlinguer disse «io mi sento sicuro sotto l'ombrello della NATO», che fu una dichiarazione importantissima, e quando ancora poco tempo dopo, andando a Mosca, disse al congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, disse la spinta propulsiva della rivoluzione di ottobre è venuta meno. Ci voleva un bel coraggio a dire a Mosca una cosa di questo genere. Mio padre disse il compromesso storico è ormai ineluttabile. Ci fu uno scandalo, Montanelli, che pure era uno che votava per il Partito Repubblicano, attaccò tutti i repubblicani, buona parte dei repubblicani, anche quelli di qui, tipo Bruno Visentini o Spadolini, inorridirono all'idea che si potesse considerare ormai maturo l'incontro con il Partito Comunista, che era maturo però, perché l'Italia altrimenti aveva il terrorismo, aveva l'inflazione. E quindi, naturalmente, la solidarietà nazionale cominciò il 16 marzo del 1978, il giorno in cui venne rapito l'onorevole Moro e fu uccisi gli uomini della sua scorta. Io ho sempre pensato che in questo delitto c'era un pensiero politico molto profondo dietro il caso Moro, che noi non conosciamo e forse non conosceremo mai. Non è come dissero le Brigate Rosse, prendemmo l'onorevole Moro perché era meno protetto dell'onorevole Andreotti. Moro fu preso perché era la chiave di volta dell'ingresso del Partito Comunista nella maggioranza. E in quel momento, non solo in Italia, ma in buona parte del mondo, questa era un'idea che non piaceva. Non piaceva a Est e non piaceva a Ovest. Cioè dietro questa idea, che poi è stata una delle ragioni per le quali io considero, con tutti i suoi difetti, la storia dell'Italia di questo secondo dopoguerra, della quale si parla così negativamente, come di un paese debole, con 50 governi, quando si dice eleggiamo il presidente perché ci sono stati troppi governi. Ma se uno considera cosa è stato il problema dell'Italia, che non aveva nessun altro problema dell'Occidente, l'Italia è uscita merito del fascismo, con il più forte partito comunista dell'Occidente, non c'era in Francia, non c'era in Germania, c'era in Italia, perché era l'effetto del fascismo. E nonostante la forza di questo Partito Comunista, la Democrazia Italiana è rimasta tale per 50 anni. Abbiamo financo combattuto il terrorismo senza bisogno di torturare
la gente che veniva presa, cioè l'Italia ha mantenuto le sue istituzioni democratiche nonostante condizioni che nessun altro paese dell'Europa occidentale ha avuto. E quindi sputare sulla storia della Repubblica e costruire le fortune di questo paese sulla storia di quello che si chiama un fallimento. Certo, l'eredità è un'eredità pesante, il debito pubblico, eccetera, ma politicamente la democrazia italiana ha servito gli interessi dei suoi cittadini in modo. Naturalmente, con la morte di Moro finì la solidarietà nazionale, Berlinguer capì l'antifona, si ritirò e finì. Che cosa ci sarebbe stato? Io finisco, ho quasi finito. Cosa ci sarebbe stato dopo la solidarietà nazionale se quell'esperimento non fosse stato troncato? Questo naturalmente noi non lo sappiamo. Io però ho una conversazione con mio padre nel 77 che ebbi con lui, gli dissi: ma dopo che facciamo? Perché è chiaro che i governi di unità nazionale durano per il tempo necessario, ma poi... E lui mi disse: ma vedremo come funziona, ma forse potremmo considerare attentamente, mi disse, la proposta di Giorgio Amendola, il quale aveva scritto su Rinascita un articolo dicendo che se noi cambiassimo, chiudessimo il Partito Comunista e aprissimo il Partito del Lavoro, allora forse intravedeva in quel momento la possibilità che dopo un anno, dopo qualche anno, forse sarebbe ricongiunta quella famiglia liberale che si era separata sotto i colpi del fascismo 50 anni prima. Ho finito. Credo di avere mostrato come la formazione universitaria di Ca' Foscari sia stata importante. Qui voi sapete che il grande storico Hobsbawm ha definito il Novecento come il secolo breve, iniziato con la Prima Guerra Mondiale e finito con la caduta del muro di Berlino, che ha cambiato completamente la nostra storia. Quindi erano anni di grande passione politica, quei decenni erano anni di bruciante passione politica, oltre di pericolo personale, che oggi non si sente più, perché nella politica italiana o nella politica europea non si sente più tutto questo. Alla morte di mio padre, che avvenne esattamente 45 anni fa, oggi, 26 marzo, noi chiedemmo a Leo Valiani di tenere l'orazione nel funerale, ovviamente laico, che facemmo in piazza del Parlamento, di fronte a quel Parlamento di cui mio padre era stato membro dalla liberazione in avanti, e sotto le finestre dell'aula nella quale si riunivano i parlamentari dell'Aventino. E naturalmente Valiani fece un discorso emozionante, di bellezza sconvolgente. Cominciò con i versi del poeta: nessun maggior dolore che ricordarsi dei tempi felici nella miseria. E proseguiva: come eravamo felici nel maggio del 45, quando a liberazione compiuta, scendendo dal nord, ci rivedemmo a Roma con Ugo La Malfa e con gli altri amici che alla resistenza avevano partecipato nelle difficili circostanze della capitale isolata del paese. Valiani era stato il capo della resistenza a Milano. L'ordine di uccisione di Mussolini porta alla firma sua e di altri, per dire di che cosa si tratta. E poi dice: quante speranze nutrivamo, dice Valiani, e non occorre neppur dire come una parte di esse sia andata delusa. E poi dice: è nella storia e nella natura degli uomini che non tutte le speranze si avverino. E poi dice: ma se si avverassero per intero quelle speranze, con quell'espressione, con quel sorriso che aveva Valiani, che aveva tanto impressionato Köstler quando lo aveva incontrato in un campo di concentramento, con quella serenità con cui affrontava la battaglia, se tutto si avverassero per intero, diceva, e i figli non avrebbero nulla di buono da aggiungere all'operato dei padri e dei nonni. Ecco, questa è la lezione per voi giovani. In queste vite non è stato fatto tutto, c'è molto che può essere fatto, c'è tanto
che deve essere aggiunto, e lo dico a maggior ragione in un momento in cui, mentre 30 anni fa, nell'89, sembrava che la democrazia ormai fosse indiscussa, ma se voi oggi guardate il mondo intorno, che razza di mondo è? Un mondo in cui c'è Putin, in cui c'è Trump, in cui la signora Le Pen, figlia di un collaborazionista, può diventare presidente della Francia, in cui, con tutto il rispetto che si deve alla carica, in cui una persona nata nell'eredità di Mussolini può governare questo paese, in una situazione in cui i nazisti in Germania hanno il 25%, in una situazione di questo genere, non credete che ci sia spazio per una lotta democratica? Grazie. Io ringrazio tantissimo il professor La Malfa per averci dato questo spaccato di vita cafoscarina, ma anche di vita del nostro paese attraverso la figura di suo padre. È veramente emozionante aver ascoltato questa lezione. Grazie infinite, e vorrei dare la parola al pubblico. Sono certa che avrete delle domande, anche i ragazzi, gli studenti. Volevo chiederle se, alla luce di quello che lei ha detto nella fase finale dell'articolo di Amendola su Rinascita, eccetera, se le elezioni del 1976 non abbiano rappresentato una possibilità di alleanze o di rimescolamento delle carte che è stata un poco disattesa, perché allora è stata la grande avanzata del Partito Comunista, votato anche dalla buona borghesia milanese, non solo. C'era un grande slancio, il Partito Repubblicano non era appunto sfavorevole a un ingresso dei comunisti, ma nulla è stato fatto. Mi ricordo che c'è stato un momento in sostanza nel quale si sarebbe potuto forse fare di più. Ma sa, cioè, le ho descritto il quadro internazionale in cui si trovava nel 1972-73. Berlinguer, tornando da un congresso in Bulgaria, la sua auto viene investita da un camion, muore della gente, e il Partito Comunista capisce che quello che stanno tentando, quello che chiamavano l'eurocomunismo, ci vuole un coraggio. Quindi difficoltà di là, difficoltà enormi dall'altra parte, dagli americani. L'ambasciatore italiano a Roma, che era una persona civilissima nel 76, si chiamava Gardner, un intellettuale, un uomo di... Tra l'altro, oltretutto, aveva anche sposato la figlia di Gino Luzzatto, per coincidenza. Ma era furibondamente contrario all'ingresso del Partito Comunista. E l'impressione è che fosse un'operazione da preparare. Ora, Moro, che era d'accordo su questa idea, lo preparò, aveva bisogno di convincere la Democrazia Cristiana. Pensi che nacque così il governo cosiddetto della non sfiducia, per preparare, e fu affidato addirittura ad Andreotti, a cui noi eravamo contrarissimi per tante ragioni, ma nella Democrazia Cristiana prevalse l'idea che bisognava fare un passo alla volta. Il momento che si sarebbe realizzato questo era il 78, perché il 78 era il momento nel quale si passava ai comunisti nella maggioranza, come fu nel GA, e poi si sarebbe arrivati al governo. Quindi può darsi che lei abbia ragione, che i tempi erano maturi. I tempi forse erano maturi, ma non le condizioni circostanti che andavano preparate. E ripeto, l'omicidio di Moro, secondo me, è legato alla volontà ferma di chi, noi non lo sapremo mai, ma volontà politica ferma di togliere il perno attorno al quale l'operazione poteva funzionare. Ecco, vorrei fare una domanda
diciamo, al padre e al figlio per l'esperienza di parlamentare in vista delle elezioni del Parlamento europeo, perché ovviamente non c'era europeo a quell'epoca, però la comunità europea era in formazione e c'era una visione delle funzioni che avrebbe voluto fare. Come avrebbe visto suo padre che tipo di azione politica è possibile fare per noi in Italia rispetto al Parlamento europeo, fermo restando che, e questo per un liberale mi sembra preoccupante, che ancora oggi, per le elezioni che fra un paio di mesi ci saranno, le liste degli eleggibili le fanno le segreterie di partito. È ammissibile ancora oggi questo tipo di azione oppure no? Quindi sono tre domande in una. Cioè un'azione, diciamo, di terza forza, in questo senso qui, cioè una funzione... Sì, prima, la prima domanda era come, diciamo, suo padre vedeva l'evolversi della comunità europea, l'Italia, sì. Chiaramente. La seconda domanda è, diciamo, nel presente, è possibile per una volta politica al Parlamento europeo, so che lì si fanno i giochi dell'Europa, sì, eleggibili le faccio le sempre. Ecco. Sì, noi viviamo una contraddizione molto profonda, nel senso che l'Europa avrebbe bisogno di essere uno Stato unico, federale. È chiaro che siamo debolissimi rispetto a tutti i problemi. E quindi se domani potessimo, con un colpo di bacchetta magica, diventare come gli Stati Uniti d'America, quindi eleggere un presidente degli Stati Uniti d'Europa, eleggere un ministro del Tesoro, avere un ministro della difesa europeo. Ma questi, sfortunatamente... Questa visione razionale che noi abbiamo dell'Europa come futuro inevitabile e necessario si scontra con il fatto che i paesi, le nazioni, gli stati non nascono per ragioni razionali, nascono quando la storia, l'accumulazione storica, se non ci fosse stata la guerra con Re Giorgio, noi non avremmo gli Stati Uniti d'America. Ed è stato più facile costruire l'Europa negli anni della guerra fredda, perché c'era la minaccia sovietica. Può darsi che Putin ci faccia bene, in questo senso, cioè che Putin ci avverta, guardate che di fronte lì c'è un problema serio, non è un problema di cui possiamo scherzare, cioè ai confini della Russia di Putin ci stanno paesi come la Lituania, che c'ha dentro un'enclave del cui ci sono i missili della Russia, quindi può darsi che... Ma l'Europa è necessaria, ma io non la considero vicina, perché c'è una frase bellissima di Benedetto Croce nella storia d'Europa, in cui parla di questo problema, 1934 pubblica la storia d'Europa, in cui dice avverrà per l'Europa, dice... come è avvenuto per l'Italia, cioè che gli stati italiani, il Piemonte, il Veneto, eccetera, che nacquero separati, a un certo punto si sono scoperti italiani, pur non cessando di essere veneti, lombardi o piemontesi o napoletani, ma a un certo punto, dopo l'unificazione, avverrà così per l'Europa, scriveva Croce, cioè l'Europa a un certo punto scoprirà che apparteniamo tutti allo Stato europeo. Ma il passaggio da questa consapevolezza alle istituzioni che tu vorresti già avere, questo passaggio oggi secondo me non c'è. Una domanda da professore di relazioni internazionali che un po' in parte si sovrappone, però quindi la cambio. E qual è il ruolo della NATO e soprattutto l'interazione tra Unione Europea e NATO di fronte alla sfida all'ordine mondiale che è stata lanciata da Putin? Qual è il ruolo della NATO? Sì, di fronte alla sfida all'ordine mondiale lanciata da Putin. Sai, io penso che forse l'Occidente qualche errore l'ha fatto. Quando è caduto il muro di Berlino c'erano due possibilità. Uno poteva dire togliamo in mezzo la NATO, perché era un'alleanza difensiva rispetto a qualcosa. Un'altra idea poteva essere teniamola in vita perché è utile. Mettiamoci dentro la Russia. E per qualche anno, io sono stato deputato al Parlamento europeo, c'erano delle delegazioni che partecipavano come ascolto, cioè bisognava
scommettere forse di più sulla Russia. Poi però c'è stata la Georgia, c'è stato il primo. E quindi non saprei dirti, poi non ero nel governo e quindi non sono in grado di giudicare. Non abbiamo dato una mano a Putin nel momento in cui Putin poteva essere un interlocutore? Quello che è certo è che oggi non lo è più. Oggi non si può che considerare un nemico, con tutta la prudenza con cui bisogna affrontare queste cose, ma oggi Putin è una minaccia. Quindi in sede retrospettiva, certo non ieri e non avantieri, ma intorno al 2000, quando per esempio si parlò dell'allargamento alla Georgia e all'Ucraina, io fui contrarissimo. Perché è chiaro che se noi circondiamo la Russia di paesi armati di armi nucleari, la mettiamo in una condizione. Quindi ero dell'avviso che bisognasse avere un dialogo. Sarebbe servito questo dialogo, cioè avrebbe trattenuto Medvedev, sembrava molto moderato quando fu lui Presidente della Repubblica. Ma poi oggi lo senti parlare e dici, quindi tu poni una domanda giusta, ma non ho una facile risposta. Ma innanzitutto un carissimo saluto a Giorgio Lamalfa, con cui ho condiviso alcuni momenti importanti. Citava il Parlamento europeo, il Parlamento nazionale. Però vorrei iniziare anche, sono tanti anni che non vengo a Ca' Foscari, non ho frequentato Ca' Foscari, e mi fa piacere che ci sia la rettrice tra noi. Qualche ricordo, poi arrivo alla fase attuale, qualche ricordo. Questa sala che ci ospita è dedicata a Mario Baratto. Per capire quel partito che parlava prima Giorgio Lamalfa, io che venivo da Porto Marghera ero segretario della Federazione Provinciale del Partito Comunista di Venezia e membro del Comitato Federale di Venezia c'era Mario Baratto. Per capire cos'era stato in quel momento e perché appunto tuo padre Ugo Lamalfa si interrogava dicendo ma perché i miei amici, la gioventù migliore eccetera, fanno quella scelta. Poi è successo anche negli anni 70. Negli anni 70 tutto quel movimento, il cambiamento profondo, movimento studentesco, autunno caldo, operaio, eccetera, trovò che lo sbocco naturale era il partito di Berlinguer. Ha giusto o ha ragione? Ecco, io faccio parte di quella generazione. Un'altra minoranza, una scheggia impazzita, fece un'altra scelta e sappiamo quanto, lo voglio dire in questa sede, quanto ha fatto pagare alla democrazia italiana. Che responsabilità culturale, prima che politica, enorme hanno avuto i cattivi maestri. Che responsabilità enorme. E quindi l'onorevole Lamalfa fa bene a ricordare, perché lo snodo cruciale della storia italiana è il 78, è l'omicidio Moro. E il fatto che dopo tanti anni ancora ci sia una difficoltà di fare i conti fino in fondo di cosa è stato l'omicidio Moro vuol dire che non è una storia della democrazia ancora non risolta. Non risolta. Perché chiama in causa le vicende italiane, ma soprattutto i condizionamenti internazionali. E su quel snodo, al di là che noi le chiamano seconde, terze, quarte repubbliche, ancora non abbiamo risolto i nostri problemi. E su quel snodo ci dobbiamo cominciare, secondo me,
che dopo tanto, ormai abbandonato da 15 anni la politica attiva, mi interrogo come mai generazioni intere trovavano quasi naturale l'impegno politico. Adesso non solo non c'è l'impegno politico, ma quasi il 50% della gente non va a votare. Vogliamo cercare di capire per quale motivo, qual è la causa. Non può essere, non risolveremo, non c'è prospettiva democratica se non ci interroghiamo fino in fondo perché 50% dei nostri concittadini ritiene per un motivo o un altro che il voto, il suffragio universale su cui c'è stata la resistenza e tutte quelle cose che sappiamo sia una scelta inutile. Ecco, mi pare che siamo di fronte a interrogativi molto importanti. Vi confesso che appunto non frequentando la scuola e non frequentando le aule universitarie, però ho dei nipoti che frequentano l'università. E vi posso assicurare che pur vivendo una famiglia in cui c'è un minimo di memoria, quello che vorrei testimoniare anche alla rettrice, che mi fa piacere che sia presente, è che si è determinata con le giovani generazioni una rottura culturale. Mentre per le cose che diceva l'onorevole Lamalfa prima, è un linguaggio, è un lessico con cui c'è una comunicazione, indipendentemente poi da che partito sia appartenuto, ma c'è una comunicazione condivisa. Non è più così con i miei nipoti. E allora come riprendiamo questo? E concludo, se vorrei capire su questo la riflessione di Giorgio Lamalfa, proprio per le cose belle che ha detto oggi, lo ringrazio. Io è tanto tempo che non partecipo a un'iniziativa pubblica, tanto tempo, e lo ringrazio. Come si fa a riprendere il bandolo di un approfondimento, di un ragionamento, in una stagione in cui tutto ci invita a schierarci, o di qua o di là, o di qua o di là? E io non ci voglio stare o di qua o di là. Capisco. Perché quella volta sono a 18-19 anni, ho cominciato a fare politica per un sentimento, non a di qua o di là. Se no non avrei fatto politica. Sai, la storia... Ecco, su questo vorrei sentire la tua opinione. Sai, la storia italiana di questo... Che cos'è la storia di questo secolo? Un sistema liberale debole, come quello che nasce con la unificazione italiana, un paese povero. Ho riletto, preparando questa conferenza, ho riletto il libro di Gino Luzzatto, che si chiama Storia dell'economica italiana dal 1860 al 1890. Dategli un'occhiata in biblioteca. Quell'Italia è di una povertà spaventosa, cioè, voglio dire, rispetto a oggi, rispetto alla Francia, all'Inghilterra, alla Germania dei tempi, un paese arretratissimo e poverissimo, arriva ultimo alla unificazione nazionale, partendo da questa condizione di povertà, con un retaggio che metà del paese è sotto il feudalesimo, il mezzogiorno, metà, una parte c'è, cioè il catasto di Maria Teresa, una parte, insomma, deve unificare 10 legislazioni diverse. Quindi un paese debole. 40 anni dopo, appena comincia a marciare l'economia, eccetera, viene la guerra. E la guerra naturalmente travolge, perché metà del paese è favorevole, metà è contrario, i neutralisti, eccetera. Viene la guerra. La guerra travolge quel po' che c'era dell'economia. 4 anni dopo c'è il fascismo. Quindi la storia italiana arriva, non è l'Inghilterra, non è nemmeno la Francia,
È una storia di un paese debole, difficile, che arriva al fascismo, e dal fascismo esce con un partito comunista. All'indomani della liberazione c'era il CLN, cioè c'era un'unità tra i comunisti, i socialisti, gli azionisti e così via. Quella cade per ragioni internazionali, perché c'è la guerra fredda, si spacca, il paese viene rispaccato e le forze che avevano lottato contro il fascismo si spaccano per ragioni obiettive, cioè perché il problema della guerra fredda era un problema serio, non è che si può... Quindi questa nostra democrazia è stata di una debolezza per ragioni non sue. Per quello mi indigno quando sento dire ci vuole la riforma costituzionale. Ma ci vuole la riforma costituzionale. Cioè il problema italiano è un problema costituzionale. È un problema politico l'Italia. Non è un problema costituzionale. Attaccare, proporre le riforme costituzionali è un fatto di mancanza di rispetto democratico. La Costituzione italiana non è bellissima, come dice qualcuno, ma funziona bene in Germania. Funziona. Che cos'è che non funziona? È che il paese è stato profondamente diviso per 50 anni da condizioni internazionali, prima dal fascismo e poi dalla guerra fredda. Io considero un miracolo che l'Italia non abbia avuto un colpo di Stato negli anni 70-80, che sia il massimo sia stata la loggia P2, cioè una roba, per fortuna, abbastanza ridicola. Ma l'Italia era matura per un colpo di Stato, perché un paese così, con una democrazia così fragile. E poi, però, naturalmente, quando ci fu l'attentato a Togliatti, Togliatti disse ai suoi, mi raccomando. Cioè, i partiti democratici hanno retto posizioni diverse, facendo molti sbagli, e tuttavia ha retto quell'unità che aveva consentito la resistenza. Ha retto anche nel momento drammatico del rapimento Moro e del terrorismo, l'unità delle forze democratiche ha retto. Questo dobbiamo dire. Ed è questa la forza del paese. Tu dici, non vota più nessuno. Certo non viene voglia di votare. Se vai a votare ti guardi intorno e dici ma, e tuttavia i problemi sono problemi seri, io ne parlo qui perché sono tanti giovani, non è che sono problemi che si possono abbandonare così a una visione tecnocratica. La politica ha ancora moltissimo da dare, e soprattutto nelle condizioni di fragilità dei sistemi democratici del mondo di oggi. Cioè, 30 anni fa, nell'89, uno poteva dire, come disse quell'americano, la storia è finita. Scrisse un libro, come si chiamava quello, Fukuyama, la fine della storia. Ma che fine della storia? La storia è cominciata da allora con nuove sfide. Oggi la democrazia è una democrazia, le democrazie sono deboli, sono circondate da regimi che promettono di più. Perché poi le democrazie riescono a fare poco. Cioè, se i molti problemi, cioè far funzionare i treni, ci riusciva meglio un dittatore, diciamo, che non... Quindi per la tentazione di dire ma la democrazia non serve a niente, aboliamo il Parlamento, questa cosa grottesca che l'Italia ha approvato, la riduzione dei parlamentari, che io l'ho considerata una vergogna assoluta. Ma come? Se i parlamentari devono rappresentare i cittadini e noi li riduciamo di numero, cioè noi riduciamo la possibilità di un cittadino di poter parlare all'istituzione attraverso il suo rappresentante, cioè noi consideriamo un passo avanti ridurre i presidi della democrazia. Ma che razza di paese è diventato questo? Cioè si possono rappresentare. E poi così, adesso c'è la riforma, finisco perché non voglio... C'è la riforma costituzionale che propone l'attuale governo. Ma le riforme costituzionali, i sistemi che eleggono i capi dell'esecutivo, sono sistemi pericolosi. Non sono sistemi antidemocratici. Ma dare tutto il potere con il popolo alle spalle dà un potere molto forte. Allora, nei paesi democratici, Stati Uniti e Francia, questo sistema, l'elezione diretta, ha due contemperamenti molto importanti.
Il primo è che il Parlamento viene eletto su una base diversa. Cioè il signor Biden non ha la maggioranza della Camera e del Senato. E il signor Macron non ha la maggioranza, perché nelle elezioni che si svolgono in un momento diverso, il Presidente, che ha un grande potere in quanto eletto dal popolo, non è detto che abbia la maggioranza del legislativo e quindi deve fare i conti con il legislativo. E questo è un primo contesto. E l'altro contemporaneamente è che c'è un limite ai mandati. Un limite ai mandati. Due mandati negli Stati Uniti, due mandati in Francia. Allora, questi due limiti, uno non c'è, perché la riforma costituzionale prevede che con legge elettorale si dà al Presidente eletto la maggioranza del Parlamento. Tanto vale chiuderlo. Cioè, se il Presidente eletto ha la garanzia della maggioranza del Parlamento, che lo riunisce a fare? Anche perché ha il potere di scioglimento, quindi se i suoi gli dicono non sono d'accordo, cioè io sciolgo le Camere e ti mando a casa. E l'altra cosa, e qui lo dico parlando a bassa voce, perché se ci sentono qui in Veneto si arrabbia, ci vuole il limite ai mandati. Ci vuole il limite ai mandati. A me non me ne importerebbe niente il limite ai mandati del sindaco. Già un po' meno del presidente di una regione, perché i presidenti di regione hanno dei poteri molto grossi. Ma il presidente del Consiglio, il presidente della Repubblica, deve avere un limite di mandati. Mi fermo qua. Grazie, grazie ancora. Ti è piaciuta? Moltissimo. Penso anche agli studenti. Io volevo rispondere brevemente alla nota che aveva fatto sugli studenti e il fatto che sia cambiata anche l'università. Io penso che abbiamo sentito la storia di Ugo La Malfa, che da un istituto tecnico viene all'università, forse per formarsi come uomo innanzitutto, prima che per una professione. Oggi hanno ridotto un po' l'università, è ridotta a un istituto tecnico dove lo studente deve capire che lavoro trovare. Non era così un tempo. E credo che dobbiamo tornare a quella dimensione in cui si vada all'università per vocazione, per formarsi come uomini e donne e per capire qual è la propria vocazione. Forse agli studenti non insegniamo abbastanza a essere uomini come sono stati Giorgio e Ugo La Malfa. Credo questo. Grazie. Grazie a tutti.